Non è manco iniziato il ritiro di Di Maro e tu hai in pugno Hermoso, Spinazzola, Rafa Marin e stai chiudendo Buongiorno. Cioè, veramente, programmazione fatta come Dio comanda, finalmente. Signori, siamo a luglio, siamo ufficialmente nella stagione 24-25, siamo ufficialmente in periodo di calciomercato che ha aperto ieri e siamo qui riuniti per parlare di calciomercato perché nelle ultime ore stiamo registrando delle rapide accelerate per tre obiettivi del Napoli che conosciamo benissimo e che sappiamo essere appunto obiettivi da un bel po' di settimane. Prima però di parlarne, ragazzi, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando, siamo a circa una trentina di iscritti dai 3.500, quindi mi raccomando, chiamate parenti, amici e fateli iscrivere e poi attivate la campanella. Allora, ragazzi, oggi non parliamo di nomi nuovi, parliamo di tre nomi che conosciamo bene, abbiamo imparato a conoscerli e che stiamo aspettando da un po' di settimane, però come ho detto prima ci sono aggiornamenti importanti perché Napoli, diciamo che da ieri sera sta accelerando parecchio per questi tre nomi. Andiamo con calma, partiamo dal primo, ovvero Mario Hermoso. Mario Hermoso si è ufficialmente svincolato dall'Atletico Madrid ieri e riflettevo su una cosa. Qualche giorno fa vi dissi: sono preoccupato su Mario Hermoso perché non si sta, diciamo, non ci sono notizie, non ci sono aggiornamenti. Avevo un po' l'impressione che fosse sfumato, no? Poi dopo ho pensato. Tecnicamente Mario Hermoso si svincola il 1º luglio, quindi evidentemente hanno aspettato formalmente il 1º luglio per chiudere, però nel mentre sicuramente avranno parlato. E cosa è successo ieri sera? Praticamente la Rai ha detto che il Napoli e Mario Hermoso e l'entourage di Hermoso hanno trovato la quadra sulle commissioni. E questo, ragazzi, è un punto fondamentale perché nella trattativa per Hermoso lo scoglio più grande erano le commissioni. Essendo un giocatore svincolato, lì devi un po' trattare perché quando si parla di uno svincolato, sì, tu paghi zero per il cartellino, però proprio perché paghi zero per il cartellino devi poi sborsare un po' di più sui bonus e sulle commissioni. Secondo la RAI, le commissioni, diciamo, l'accordo sulle commissioni è stato trovato, quindi adesso bisogna soltanto trovare l'intesa per quanto riguarda l'ingaggio. Credo che arrivati a questo punto, cioè una volta superato lo scoglio delle commissioni, mi sento di dire che Mario Hermoso è più sì che no. Molto probabilmente in questa settimana penso ci sarà la chiusura definitiva. Si era parlato anche di sirene arabe in queste ore, si era parlato di un Napoli beffato dalle sirene arabe, poi l'entourage ha smentito categoricamente e ha smentito anche l'interesse del Beşiktaş che si era parlato qualche giorno fa. E lo stesso entourage ha praticamente fatto capire che il loro unico, diciamo, obiettivo era il Napoli perché vogliono ancora, diciamo, il giocatore vuole ancora giocare in un campionato importante. Questo, secondo me, era una di quelle cose che andava un po' a influire sulla trattativa. Perché, ragazzi, Mario Hermoso comunque c'ha 29 anni, quindi si poteva anche pensare a un Hermoso che voleva magari andare in Arabia, prendersi l'ultimo contratto ricco e fregarsene della carriera. Invece, lui ha deciso di voler restare in Europa e di continuare a essere competitivo e quindi questo sicuramente avrà influito, sarà andato a favore del Napoli. Ecco, quindi Mario Hermoso, possiamo, io mi sento di dire che è 65% fatta? Da svincolato a svincolato, perché adesso andiamo a parlare di Spinazzola, che anche lui si è ufficialmente svincolato dalla Roma ieri e quindi adesso è un parametro zero. E anche qui, secondo Sky, registriamo delle accelerate belle importanti per Spinazzola. Pare che Napoli abbia deciso di puntare forte su Spinazzola. Si sta parlando di un biennale secco, cioè l'entourage vuole 2 anni di contratto, mentre il Napoli sarebbe disposto, diciamo, vorrebbe fare un 1 più 1, quindi un anno più opzione per il secondo anno. E io credo che questa richiesta del Napoli sia quella più ragionevole, quella più logica, perché comunque parliamo di un 31enne e, cosa importante, parliamo di un calciatore che sistematicamente si infortunia. E adesso, ragazzi, vi farò vedere la scheda degli infortuni di Spinazzola. E come potete vedere, non è una cosa riguardante solo un anno o 2 anni. No, lui per tutta la carriera ha avuto continui infortuni di lieve, barra, medio, grave entità. E la cosa che mi piace, questa però è una voce, pare che il Napoli voglia inserire nel contratto una clausola per
per tutelarsi in caso di infortunio grave. Quindi magari, che ne so, in Spinazzola si fa male, che ne so, crociato rotto. Quella clausola evidentemente sarà una sorta di rescissione consensuale, quindi nel caso in cui tu ti fai male, io ti rescindo il contratto, magari, che ne so, ti abbasso lo stipendio perché così mi tutelo anch'io. Ecco, è una cosa che mi piace onestamente, perché come ho detto prima, ragazzi, Spinazzola, allora, Spinazzola è un giocatore valido secondo me, parlando proprio dal punto di vista tecnico. La sua pecca sono gli infortuni. È un giocatore che magari ha un piede buono e si fa male ogni 2x3, non serve a tantissimo. Il mio unico dubbio è legato all'integrità fisica, però dal punto di vista qualitativo Spinazzola secondo me è un giocatore di un buon livello, e lui teoricamente verrebbe a fare la riserva di Olivera, che a questo punto penso verrà, diciamo, utilizzato come esterno a tutta fascia. Anche perché, ragazzi, se tu prendi Hermoso e se tu stai per chiudere Buongiorno, che tra poco ne parliamo, e se tieni Nathan, Juan Jesus, c'è pure Rafa Marin, c'è troppa folla nei centrali, ci aggiungiamo anche Olivera, mi sembra un po' troppo. Quindi io penso che l'andazzo sta portando Olivera a fare l'esterno a tutta fascia. E diciamoci la verità, ragazzi, secondo me, ecco, la fascia sinistra che si sta andando a creare probabilmente è forse quella, diciamo, il punto debole tra virgolette del Napoli, perché tu comunque avresti su quella fascia Olivera, Spinazzola, poi ci sarebbe anche Zerbin, però bisogna vedere se resta. Olivera, ragazzi, sicuramente lato, diciamo, fase difensiva va bene, cioè un giocatore comunque che ti dà, che ti garantisce copertura. Fase offensiva non proprio, perché comunque è un giocatore che non ha proprio questo piede così educato. Discorso opposto invece Spinazzola. È uno che in fase offensiva ti influisce il gioco, è uno anche che non è il classico esterno che magari arriva sul fondo e mette il cross. Lui, essendo un destro, può anche magari tagliare al centro e magari lasciare la fascia al braccetto di sinistra che si sovrappone, no? Quindi ti dà sicuramente delle alternative tattiche. Spinazzola ti dà un'alternativa dal punto di vista della qualità, che secondo me è più alto rispetto a Olivera, però come ho detto prima c'è il problema degli infortuni. Quindi diciamo che la fascia sinistra dovrebbe essere Olivera-Spinazzola, due giocatori che sono diversi e che quindi sono complementari. E in tutto questo ricordiamoci che c'è Mario Lui ancora lì, che però, diciamo, non ha ancora trovato un club, cioè in teoria ci sarebbe qualche club, ho letto che c'è qualche club portoghese disposto a prenderlo, però al momento sono soltanto voci. Quindi in tutto questo ricordiamoci che va venduto Mario Rui, perché altrimenti poi là si crea il cortocircuito. E quindi Spinazzola pare vicinissimo, parlano di chiusura entro 24-48 ore, quindi diciamo che questa settimana, ragazzi, potenzialmente può essere una settimana ricca di annunci, di acquisti, di visite mediche. Vediamo. In conclusione parliamo di Buongiorno. Diciamo, lui è il giocatore più importante, il colpo più importante che il Napoli vuole fare in difesa. L'europeo dell'Italia è finito e diciamo che a Cairo non è andata molto bene, perché lui sperava magari che Buongiorno facesse qualche minuto in modo tale da richiedere una cifra più alta. Evidentemente Cairo sperava che Buongiorno facesse una roba simile a Calafiori. Calafiori ha giocato, è stato anche decisivo sia in positivo che in negativo, e adesso il Bologna chiede una cifra bella alta per Calafiori. Questo per fortuna nostra non è successo, e quindi diciamo che Cairo si deve un po' accontentarsi tra virgolette, perché non è che il Napoli gli dà gli spiccioli. Cioè, secondo le ultime notizie, qua la notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, ci ha praticamente detto che il Napoli si è avvicinato, diciamo, ha offerto 35 milioni per Buongiorno. La richiesta è 40, quindi proprio, ragazzi, la distanza è proprio minima. Cioè, veniamoci incontro? 37-38 milioni più bonus, potrebbe essere quella la chiusura finale. Però la distanza tra Napoli e Torino si fa sempre più corta. Il Napoli ha già l'accordo col calciatore, mi pare 2 milioni per 5 anni, quindi anche qui diciamo che da quando si è aperto il mercato ufficialmente, cioè ieri, il Napoli sta accelerando per questi tre colpi in difesa. E come ho detto anche un'altra volta, ragazzi, è importante che si concretizzino subito questi acquisti, perché il ritiro a breve inizierà.
e iniziare il primo ritiro con in rosa Hermoso, Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola è ottimo. Io non ricordo onestamente l'ultima volta dove il Napoli aveva praticamente quasi completato la rosa già prima dell'inizio del primo ritiro. Non è manco iniziato il ritiro di Di Maro e tu hai in pugno Hermoso, Spinazzola, Rafa Marin e stai chiudendo Buongiorno. Cioè, veramente, programmazione fatta come Dio comanda, finalmente. Quindi chiudiamo il capitolo, diciamo, colpi in entrata e rapidamente parliamo di giocatori già nostri. In che senso? Di Lorenzo. Di Lorenzo pare che la situazione si sia praticamente scongelata. Pare che il problema sia rientrato. Ora Di Lorenzo, se non sbaglio, dovrà fare dei giorni di vacanza, quindi non credo che ci sarà Di Maro, così come non credo ci saranno Lobotka e Kvara. Si vedranno sicuramente a Castel di Sangro. Poi ovviamente, ragazzi, il ritiro di Di Maro è anche utile per capire quei giocatori che devono andare in prestito, quei giovani che magari vuoi tenerti per fare numero. La situazione di Lorenzo pare che sia praticamente rientrata e pare che il capitano sia pronto a iniziare questa nuova avventura insieme a Conte. Ecco, quindi pare che sia tutto rientrato, così come sta rientrando anche la situazione Kvara. Lì lo sappiamo, è un problema più di rinnovo, ma arriverà, ragazzi, arriverà, anche perché lo ha richiesto Conte categoricamente, quindi arriverà sicuramente. E stanotte, ragazzi, Olivera, gol contro gli Stati Uniti in Coppa America, ha garantito la vittoria dell'Uruguay contro gli Stati Uniti, che sono usciti dal girone, pensate, erano i padroni di casa del torneo e sono usciti ai gironi perdendo contro Uruguay e Panama. E vabbè, poi ragazzi, ieri sera un partitone c'è stato, Portogallo-Slovenia, penso sia stata la partita più emozionante dell'Europeo finora, una partita pazzesca. Peccato per il finale, perché io poi a una certa stavo credendo nel miracolo Slovenia. Ieri sera i portieri si sono dati da fare, Diogo Costa ha parato 3 rigori, Oblak che para il rigore a Ronaldo. Veramente è stata una partita ieri sera bellissima, mi sono divertito tanto, anche perché sia Portogallo che Slovenia hanno avuto le occasioni. Cioè la Slovenia ha avuto anche lei delle occasioni per andare al gol. Šeško si è mangiato, secondo me, un gol abbastanza clamoroso. Comunque passa il Portogallo alla fine, passa la più forte, anche se sul campo comunque la Slovenia ha dato molto filo da torcere. Detto questo, ragazzi, io direi di chiudere il video facendovi vedere una cosa. Ho aggiornato la lista, diciamo la situazione liste della Serie A. Ho tolto già i vari giocatori che sono andati via, diciamo, a parametro zero, i vari Zielinski, Demme, Idasak, Gollini, li ho già tolti e ho inserito i giocatori, diciamo, nuovi che dovrebbero, diciamo, che sarebbero in procinto di arrivare. La situazione generale è questa qui. Allora, Hermoso, ragazzi, ovviamente non è un giocatore cresciuto in Italia, quindi andrà a occupare una casella degli over 22. Buongiorno, invece, vivaio Italia, perché appunto è uscito fuori dal vivaio del Torino, quindi automaticamente un vivaio Italia, così come lo è Spinazzola, che se non sbaglio è uscito fuori dall'Atalanta. No, scherzavo, è uscito fuori dal vivaio della Juve. Vabbè, comunque parliamo di vivaio Italia. La situazione quindi è questa qui. Al momento abbiamo 29 over 22. Ne possiamo portare massimo 25. Ne abbiamo 4 in più. Questo vuol dire che il Napoli deve un po' sfoltire la rosa. Ora, chi possono essere questi 4 che possono andare via? Uno sicuramente sarà Osimhen, che però poi verrà sostituito da un altro giocatore. E sentendo i nomi, i vari Jimenez, i vari Lukaku, sono tutta gente over 22, quindi quella casella di Osimhen verrà occupata da un altro over 22. Mario Rui, se entra Spinazzola esce Mario Rui. Zerbini io l'ho messo tra i papabili partenti, lui è un vivaio Italia, però come potete vedere a livello di vivaio Italia siamo messi benissimo, perché ne abbiamo 12 e ne basterebbero 4. Khedira secondo me partirà, andrà in prestito, e attenzione ad Ambrosino e Sgarbi, ragazzi, perché Ambrosino e Sgarbi sono due vivaio Napoli e tu a oggi in rosa ne hai giusto 4, Contini, Gaetano, Ambrosino e Sgarbi, quindi tu i 4 vivai Napoli ce l'hai. Il problema è che
almeno due di questi quattro partiranno, perché Ambrosino si parla del prestito al Bari, comunque andrà in prestito e quindi uno ce lo perdiamo. Sgarbi idem, potrebbe andare in prestito, quindi se tu dai via Ambrosino e Sgarbi, oltre a toglierti 4 over 22 ne devi toglierne altri due ancora, quindi tu praticamente dovresti andarti a liberare di 6 calciatori over 22. Ah, mi sono appena accorto, ragazzi, che non ho messo Rafa Marin. Però in teoria Marin dovrebbe essere un under, perché è nato a maggio del 2002. Quindi dovrebbe essere un under 22 non c'è problema lì. Quindi ragazzi, a oggi hai 4 over 22 in esubero. Attenzione al vivaio Napoli, perché se ti togli Ambrosini e Sgarbi devi andare a toglierne altri due per quanto riguarda over 22. Abbiamo poi i giovani, per esempio Sacco è un vivaio Italia, però è anche un under 22, quindi se Napoli vuole tenerselo non c'è problema. E poi c'è Popovic, che però è un under 22, quindi cioè lui andrà in prestito sicuramente, ragazzi. Faccio una cosa, perché così la facciamo bella sistemata. Ecco, Rafa Marin, under 22. Allora, under 22, ecco qua, mettiamo il verdognolo e Rafa Marin verde, ecco qua. Quindi così abbiamo messo tutti quanti al loro posto. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le liste a oggi 2 luglio 2024. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Siete contenti di come il Napoli si sta muovendo tra difesa e corsia sinistra? Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanellina. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque Forza Napoli!